Andiamo le stipendi! Io sono ancora qua! Io sono ancora qua! Che vita di merda! Uè, bella rega! Benvenuti in un nuovo video. Attenzione! Ora, oggi sono tornato finalmente per fare altre robe, altro dumpster diving. Guardate qua. 1, 2, 3, 18.000 cose. Guardate. Allora, abbiamo stampanti, cavi telefonici e telefoni. Possiamo rifare i collegamenti della team. Un'altra stampante lì. Uè, bella rega, io sono tornato. Dai, ma non cagare il c***o. Cazzo, mi registro a fare, sai, io mi sto registrando tutto di quelli che ti do un anno. E poi? Non lo metto perché... Durante questo lungo periodo di inattività, diciamo che ho insomma contribuito nella mia vita alla mia crescita personale. Vanni redditi! Oh no! Che cazzo! Lo sappiamo! Cazzo che lo dici! Se non ho freddo, che cazzo c'ha? George, che si illumina! Guardate il dissipatore in rapporto con la mia bocca. Non si può fare una tensione così. Poi lo metto qui, devo clonare l'SSD, quello che c'è l'SSD qui da 125, lo clonerò qui dentro con il mio sistema operativo. Posso andare così, però è lo stesso. No, no, le vibrazioni... Mia bella giù, cazzo merda, fra, no, davvero, fra. Non ci credo che è successo davvero, il mitico dissipatore si è staccato. Vi spiego. Se guardate qui dentro, qui c'è la pasta termica seccata 200 anni, va. Se guardate questo qui e questo qui sono spezzati da questo. Ora non so come fare, perché potrei comunque attaccarlo qua, però penzolerebbe, non sarebbe completamente attaccato. Quindi dovevo trovare la vecchia scatola, dovrebbe essere qui dentro, tra le scatole e vedere un po' se abbiamo qualcosa per sostituirlo. Se non ce l'abbiamo, rip computer. A meno che non vado nella mia ditta e non trovo il PC con il socket AM3 che dovrebbe essere da qualche parte, adesso non mi ricordo dov'è. Prendo quel pezzo e lo metto qui dentro, facciamo un taglio e poi ci vediamo quando sono vivo. Nei prossimi video proporrò di estendere la wifi più lontano possibile, perché questa non prende, la cosa mi sta altamente sul cazzo. Vediamo se
No, devo trovare qualcosa per tagliare il cartone. Questo non so quanto mi possa sembrare utile, ma forse funziona. Perfetto. Visto? Eccolo qui. Guarda, già aperto per noi. Eccolo qua. Già aperto per noi. E come mai è aperto? Non lo so, però. È proprio direttamente aperto, cioè. Senza filtri. Cioè, lui si presenta così. Senza filtri. Tra l'altro, questo qui avevo un alimentatore dell'Hightech che è esploso. Quindi l'ho cambiato. Dai. Il nostro PC tornò a funzionare. E quello sotto c'è un altro PC. Perché sono sotto? Ah, qui c'è un Dell, ok. Tutto qualcosa, non so cosa, ma chi se ne frega. Ora dobbiamo staccare da questo questi due adattatori qua, perché anche questo qui dovrebbe essere un socket M3, perché la scheda madre mi sembra M3. Vediamo, non c'è scritto da qualche parte qua, dual channel Taiwan, chi se ne frega. Quindi basta staccare questo pezzo e dopodiché dovremmo essere a posto. Tanto questo PC qua non lo usa nessuno. Che c'era dato anche una soffiata a questo. E vabbè, sì, i pezzi coincidono, solo che uno forse più basso, perché vabbè, questo qua sarà stato per uno letteralmente più piccolo, però è stica. E niente, vabbè, adesso è stabile. Spero che quando lo rimetto in piedi non salti tutto, o almeno che non si scaldi troppo. Invece che fare delle cavolate, metterlo lì, che non ne posso più, perché lì c'è pure una valigetta, e lì sotto c'è un altro PC che non è attaccato, qua c'è un altro PC, che io adesso con questi ve lo dico io. Io sto iniziando a registrare perché ho dei progetti incredibili che stanno per arrivare sul canale, e veramente adesso sto giro, basta. E adesso è il momento, stacco questo PC qui che è montato solo sul libro. Che libro è? Sistemi e reti di va bene. Smonto questo PC qui che è montato qui. Ci metto questo qui, diciamo la test bench, e vedo se funziona. Oh, eccolo qui, acceso il PC e vai. Guarda come brilla adesso, brilla come una volta. Dov'è l'hard disk con lo Strelec? Questo sarà. Sarà questo? Non so questo, rego. Lasciamolo fare, signori, lasciamolo fare. Comunque io darei fuoco a questa stanza veramente piena di cazzate. Vediamo qua. Siamo CIA. No. Non è minimamente lo Strelec, ma neanche per sogno. Beh, lo stesso. Ok, questo è lo Strelec. Che vitaccia. Oppure soffiamo il naso, che sta polvere mi dà un fastidio. Carina sta tastiera, tipo da farci gli ASMR, guardate. Senti. Carina, eh? solo io ho le tastiere così per voi. Addirittura qui dentro non c'è un cazzo, non c'è. Allora dov'è lo Strelec? Ma sapete che vi dico? Andiamo a scaricare lo Strelec. Non so cosa dire. Nella chiavettina andiamo a scaricare lo Strelec. Vabbè, una. Ok, ormai siamo a un buon punto, sta estraendo, risparmio tutto. Andiamo a farlo. Prendiamo il PC, facciamo il boot. Vediamo di fare qualcosa di decente. Sì, è F12. F12 forse lo carica direttamente. F12. Boot Sergei Strelec. Bam. Faccio come i backup. E utilizzo questo programma per passarmi tipo i dati da un hard disk all'altro. Adesso intanto andiamo su hard disk e apriamo un attimo il mini tool, che mi tornerà utile un attimo per fare il format dell'hard disk. Questo qui, cioè dell'SSD poi, che è questa. Mi tornerà molto utile, infatti adesso faccio vedere. La partizione che noi ci interessa da copiare è questa. Questo disco da 119 giga su questo è il disco da 1 tera, e il disco da 2 tera palesemente non c'è perché abbiamo staccato, quindi noi dobbiamo semplicemente copiare quello che c'è qui dentro. Quindi adesso dobbiamo tirare via questa partition, facciamo delete tutto, tac, sono 500 giga di partizione,
andiamo completamente a fare il wipe questa partizione qua. Allora, disk clone, seleziono il disco da clonare, questo disco qua, perché è questo qui, sono le mie partizioni, questo qui è il disco da 1 tera, questo qui è Strelec. Destination disk, che è quello sopra, tac tac, e allineamento SSD, questo qui, allineamento SSD. Ora sta copiando i miei file sopra, non ci dovrebbe essere un cavolo, perché tipo ho installato Windows tipo 2-3 orette fa, nuovo, e quindi adesso lo installiamo solo qua, aspettiamo che si copi tutto dentro al volume, e niente, GG. Ok, sembra che qui abbia finito, il finish. Allora adesso, Western Digital Wifi, questo qua dobbiamo far partire, perché tanto è quello che mi serve a me. Ci mette un po' perché deve anche capire dove cavolo si trova, in che ambiente si trova, ma... Ok, letteralmente, letteralmente più veloce, ma letteralmente proprio, mi sembra già più veloce, perché tipo l'altra SSD stava già perdendo vita, quindi era normale come cosa. E quindi niente, adesso andiamo a tirar via l'SSD che c'era lì dentro, da 125, e basta. Ok, il disco era qui dietro, allora... qui dietro era purtroppo, ma guarda, cioè, sinceramente non so se lo metterò mai più, perché mi dà un fastidio metterlo qui dietro, quindi mi sa che lo metterò lì a mezz'aria. Tanto non è un disco meccanico, che se ne frega delle vibrazioni, va bene lo stesso, e buona. Perfetto, nuovo disco installato, possiamo chiudere il PC, qui c'ho le viti e l'altro disco piellato, che vabbè, chi se ne frega, non mi serve. Cioè, il mio PC lo tengo sempre aperto da una paratia, perché... ha bisogno di prendere aria, anche perché è un PC overclockato, così, cioè insomma prende un po' d'aria, un pochino almeno. E niente, abbiamo terminato il PC, lo colleghiamo alla mia postazione, vediamo. Invece che montare il PC adesso, che tanto sappiamo che funziona, rimuoviamo tutte queste cose e rifacciamo la scrivania, mi rifaccio lo studio mettendo un televisore lì, il mio televisore questo qui, il terzo, qui sotto, questo qui diventerà un'altra roba per un video wall che voglio fare, che adesso ci guardiamo. Poi qui vediamo altre cose da fare, adesso scopriamo un po' che fare di bello, e niente. Poi ho questi altri PC qui, cioè che in realtà questi sono due PC, anche se sembrano due monitor. Forse all'inizio del video mi sono sbagliato, ma all'inizio del video era un po' distrutto, forse all'inizio del video mi sono sbagliato, però questi qui sono due PC e quello lì è un monitor. E qui sotto c'è un altro PC con un i5 che potremo provare a vedere se riusciamo a farlo rianimare, adesso che ho della RAM che potrei anche usare, e niente. Da questo episodio è tutto, che questo era poi un video aggiornamento. Ci vediamo, bella rega e tanti saluti, mi fa piacere essere ritornato, spero faccia piacere anche a voi. E niente. Ci vediamo, ragazzi.